Io parto dallo slogan, lotta dura per l'agricoltura, è proprio il caso di dire che questa è la strada da percorrere? Secondo me sì, perché siamo arrivati veramente non più alla frutta ma alla crema, perché è una situazione veramente incresciosa, vergognosa ed è impossibile continuare in questi termini. Pensate che l'agricoltura calabrese secondo me è diventata come la sanità. E che vi devo dire? Portare il gasolio a prezzi così assurdi, pensate che una bestia di trattore del genere, 150-200 cavalli, se ci si mettono dentro 300 litri di gasolio se ne mangia fino a mezzogiorno, dalla mattina fino a mezzogiorno. Quindi immaginate un agricoltore che possa anticipare dei soldi per la campagna semina, campagna raccolta, per la campagna, la preparazione del terreno cosiddetto quando ce ne sono i periodi di semina. Un giorno un trattore si consuma qualcosa come 300 euro di gasolio al giorno. Quindi immaginate se questi 300 euro li moltiplicate per diversi giorni o diverse settimane, quanti soldi solo di gasolio un agricoltore deve anticipare, con la speranza che a fine raccolto si veda veramente rimborsati questi soldi con la vendita e la collocazione dei propri prodotti. Perché il più delle volte così non è, guardate, è veramente una situazione tragica. Ci doveva solo essere anche, come dire, la maledizione dei cambiamenti climatici che noi viviamo in prima persona. Io vengo da Papanice, qualche giorno fa ho fatto delle foto, c'è una vallata bellissima, e non solo come qualità di terreno, perché parliamo di terreni di prima classe, ma che dove non esiste l'irrigazione. Quindi immaginate gli agricoltori che tutti gli anni vanno a seminare, e pensate che per chi ha un po' di memoria, l'ultima volta che qui ha piovuto nel 2023 è stato il mese di marzo. Quindi immaginate quanto gasolio, quanta acqua è necessaria per la semina, per la preparazione, per portare avanti una coltura, ma qualsiasi coltura, non stiamo parlando solo di pomodori, di finocchi, di melanzane, di ortaggi in genere, stiamo parlando anche del grano. Vi stavo dicendo della vallata sotto Papanice. Se ci vieni, Caragiusi, a farti un giro, ti renderei conto che luccica la terra come ti sembra di essere in Israele. Guarda, una cosa veramente, questa è la siccità, questi i tempi che stiamo attraversando, guarda. Siete pronti per lunedì mattina? Certo, io lunedì scorso non sono stato con la delegazione che c'è già stata in regione, ma lunedì prossimo io ci dovrò essere, perché non solo sento di esprimere il malcontento e di tutto quello che vive il mondo dell'agricoltura, guardate, è veramente una tragedia. Se pensate che se i calabresi, gli italiani, che non rispondiamo mai per come dovuto, ogni qualvolta abbiamo delle problematiche serie, se facessimo come i francesi soprattutto. Ecco perché la rivoluzione francese, mi chiedo sempre, ma perché la rivoluzione francese è solo in Francia? Ecco, questo è il popolo che dovremmo essere tutti, perché se i popoli, lo diceva Papa Francesco, se i popoli, i comitati, le associazioni, i cittadini non si ribellano a uno stato di cose, non cambierà mai nulla. Questa è la verità, è una verità purtroppo vera.